Che succede all'interno di Forza Italia, questa lite di cui si parla sui giornali tra Gasparri, Ronzulli? Che sta succedendo? Schizzi di sangue da tutte le parti, schizzi di sangue, no, nessun problema. Si Richiamo vogliono all'ordine, tutti pure bene, presenze, tutti bene. si vogliono tutti bene, tutto a posto. Anche la maggioranza vuole tanto bene al ministro Santanchè. Ieri ovviamente lei ha ascoltato l'intervento in aula della ministra. Ma per noi i processi si fanno nelle sedi opportune, per cui lei ha ritenuto di venire di andare in Senato a spiegare la sua posizione. Noi abbiamo ascoltato, ma noi siamo garantisti, quindi diciamo i processi si fanno nelle sedi opportune. Però c'è stata una prima ammissione, diciamo, di responsabilità da parte del ministro sulla vicenda, entrando nel merito proprio della vicenda. No, io francamente non ho seguito perché siamo più, diciamo, noi siamo stati impegnati su MES, PNRR e adesso abbiamo in aula la questione che riguarda la commissione sul Covid, quindi sto seguendo altre cose, quindi vedremo. Si aspetta dal testamento di Berlusconi che ci siano anche indicazioni precise su Forza Italia oppure no? No, io non mi aspetto nulla oltre quello che già sappiamo, il suo amore per la sua creatura, la spinta che lui ha sempre desiderato noi recepissimo appieno, e cioè che Forza Italia è un qualcosa che sta nella storia politica del paese e che quindi deve andare avanti, e quindi noi questo stiamo facendo. Ovviamente in assenza del nostro leader le cose, insomma, sono cambiate, non sono semplici. Ma lo stimolo e la concentrazione è totale, e quindi noi andiamo avanti. Mi sembra anche con una certa comprensione e consenso da parte dei cittadini, almeno segnalati dai numeri e dalle percentuali che ci danno, diciamo, i sondaggi. Un'ultima domanda per tornare sul caso Santanchè. La mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle strategicamente spacca le opposizioni oppure può magari tentare di unirle di Mi nuovo? sembra che il capogruppo al Senato del PD, insomma, ieri, se almeno ho letto sull'agenzia, ha fatto una dichiarazione che diceva, insomma, tempo perso, però adesso io non voglio, diciamo, entrare nel merito delle problematiche di compattezza o meno, che essa non viene dimostrata sugli aspetti essenziali della vita politica del paese, del centro-sinistra. Io mi occupo del centrodestra e, diciamo, già ho da fare su questo. Ma per lei l'indagine a carico di Santanchè non cambia la vostra posizione, cioè per voi deve rimanere al suo posto? Certo, noi non, cioè, i processi non si fanno diciamo, in aula o nelle sedi che non sono, diciamo, quelle deputate ad esserci, quindi per noi non cambia nulla, dopodiché si vedrà. Grazie. Prego. Grazie.